Hola amigos, ciao amici, io sono Bianca e questo è un nuovo video. Non tanto nuovo video per me, perché è lo stesso giorno che ho registrato il primo video che mi sono cambiata perché sono andata a prendere i regali di compleanno. Oggi il video è i miei regali di compleanno. Io ho compiuto gli anni il 10 luglio, quindi non tanto tempo fa, più di una settimana. Volevo appunto mostrarvi i miei regali. Allora, innanzitutto iniziamo dal primo regalo che mi hanno dato, che è questo. Allora, praticamente, ciao, è la scrivania per i trucchi, quindi molto comoda, con i tre cassetti qua, quattro cassetti ai lati, perfetti secondo me. Soprattutto per me che sono una appassionata di make-up. Lo stesso giorno del mio compleanno, i miei nonni mi hanno dato 200 euro, che erano da parte dei miei nonni e i miei zii, quindi 50 a testa, erano in quattro. Ho preso con questi soldi il zaino, questo qua, con l'astuccio uguale. E mi è costato tipo sui 50 euro. Che l'ho scelto io ovviamente, non ho dato i soldi. E con questi soldi che restano forse mi prenderò una Polaroid se ho i soldi. Sono troppo felice se prendo una Polaroid. Poi in realtà basta. Il giorno dopo, l'11 luglio, ho fatto la festa di compleanno. Alla festa di compleanno mi hanno regalato la mia amica, una delle mie amiche, mi ha regalato prodotti di Sephora. Questi più un'altra cosa e maschere. Poi un altro mio compagno di classe e un altro mio amico mi ha regalato questo braccialetto con questo collana con un braccialetto. E invece un altro mio compagno di classe mi ha regalato un buono da H&M, con cui ho preso questa magliettina super cute. E un'altra mia amica una maglietta e lui mia amica ve lo faccio vedere dopo. Che adesso ci sono i regali sopra. E il giorno dopo c'era il regalo degli altri miei amici, quelli più stretti, perché ci conosciamo da un sacco di tempo. Lala, Agatha e Margherita si chiamano, le due sorelle. Mi hanno regalato questo, che è di Puma, è di Puma, di Pupa. Specchietto. Con lo specchietto è lo scoiattolo. E guardate che belli. Eccola qua. Qua c'è tutto faccia e poi qua ho tutti i prodotti occhi e labbra. Più un set di penne colorate. Invece, gli altri miei amici, Rachele e Filippo, mi hanno regalato. Allora, una borraccia. Mi hanno regalato questa palette. Più questi due profumi attenzione, madonna, attenzione, scusate il marinato così qua, ma non sono profumi normali, no, sono profumi per capelli e vi giuro, sono buonissimi. E mi hanno regalato appunto anche la tinta per i capelli. Basta. Niente più regali. Oggi, credo 20 luglio, sono andata a prendere il regalo da parte dell'altra mia nonna e i miei nonni, ovviamente. Allora, ho preso questo portafoglio, questo super cute che c'è dentro questa roba con la canzone, sia per qua e l'ho decorato. È bellissimo, qua c'è un cactus. E qua c'è la mia carta di credito. Perché carta di credito? Non l'avrei letta perché io sono cercando per avercela. E quindi faccio finta. Faccio veramente fintissima. E poi questa. Però lo uso anche specialmente siccome ho messo tutti gli sticker. La metto qua nella taschina con il coso trasparente che si vede tutto così. Molto cute. Qua non c'ho altro a parte 10 euro qui dentro. Poi si apre. Qua non potevo farci quasi niente, quindi sono solo monetine qui dentro. Quindi
Ma raga, ascolta. Io adoro, ma adoro un botto. Allora. Hey, cos'è questo? È la like! Ho preso via anch'io oggi. Devo... Mi sono innamorata. Sono tutto, guardate. Sono troppo belle. Il bello che dietro sembra tipo ci sono i puntini neri, no? A me piace troppo sta roba, non so perché mi fa impazzire. E quindi sono troppo felice di queste scarpe. Che adesso per andare giù a mangiare metterò. E sempre dei miei genitori in realtà mi hanno regalato, oddio, mi hanno regalato questo. Si era pure rotto, ma in realtà col tempo si è tutto attaccato perché avevo messo la colla. Ok, si era che è rotto qua, ma vabbè. E poi questo. Basta. Ho finito i regali perché... perché... non ce l'ho. No, però tipo un regalo dei miei genitori può essere anche questo, che me l'hanno regalato prima, ma è comunque un regalo perché me l'hanno mandato loro. Mi hanno regalato un botto di robe anche prima del mio compleanno, quindi ringrazio i miei genitori che mi hanno sempre comprato robe per il compleanno, cioè per, mi hanno sempre comprato le cose che io volevo, cioè non sempre, però comunque la maggior parte delle cose me le hanno comprate, quindi io ringrazio un sacco i miei genitori che mi fanno sempre felice. Comunque iscrivetevi, mettete like, commentate e mettete la campanella se non volete perdervi nessun video. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!